Nell'ambito della cura e assistenza agli anziani, i delitti sono in fondo gli stessi come nell'ambito della violenza in genere alle persone, e quindi possiamo parlare di delitti di lesioni personali come lesione o anche i maltrattamenti, e anche quelli psicologici come minacce, ingiurie e sempre maltrattamenti psicologici. Le conseguenze per l'assistenza e per il personale di assistenza sono le stesse come per persone private, certamente è più grave in termini di con responsabilità in quanto è professionale anche, e comunque le conseguenze sono penali. Ci sono delle, se c'è una denuncia o una querela, il responsabile deve rispondere. Se vedo nel mio lavoro un collega che usa violenza, sicuramente devo capire un attimino il contesto giuridico, perché potrà trattarsi di un delitto, un reato a querela, e quindi solo la persona offesa può decidere se denunciare. Però ci sono anche reati come maltrattamenti, come certe lesioni gravi o delle omissioni che effettivamente possono essere di ufficio, e quindi io sono nella situazione di dover decidere e dover fare proprio una denuncia. Certamente il personale di assistenza ha il diritto di difendersi e di non dover subire qualsiasi tipo di violenza, perché a quel punto è vittima di violenza come qualsiasi altra persona. Può anche difendersi in termini proprio di tutela della propria incolumità, quindi in termini anche di una difesa, relativa a ciò che è l'aggressione, e quindi eventualmente, se proprio la situazione diventa grave, anche ricorrere a una denuncia o una querela.